La curva di progressione del contagio si sta mantenendo su una previsione mediana, quella dei 1.500 Covid positivi, un numero che il sistema sanitario regionale è in grado di assorbire. È quanto spiega il dottor Alberto Albani, indicato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo a capo della maxi emergenza. Abbiamo previsto nelle curve di progressione della malattia nei giorni precedenti avevamo tre scenari possibili. Per la fine di marzo lo scenario migliore è intorno ai 1.200 casi regionali, 1.500 in una mediana e 1.700 in ipotesi peggiore. Ci stiamo attestando intorno ai 1.500, quello che avevamo previsto come linea mediana. È un numero elevato, però che ancora siamo in grado come sistema sanitario regionale di assorbire. La percentuale di contagio, cioè il famoso R su 0, è intorno a 2,5. Questo cosa significa? Che ogni paziente positivo può infettare due persone e mezzo. Questa è una capacità di diffusione, per fortuna, non molto elevata. Faccio un esempio: il morbillo, il fattore R su 0 è 1 a 15. Oscilla da 1 a 14 e 1 a 16, cioè un paziente positivo morbillo può infettare 15 persone. No, non è, purtroppo non è una normale influenza. La normale influenza è una malattia importante, una malattia che provoca ogni anno un numero di morti molto elevato. Calcoliamo che normalmente per influenza le persone che vanno incontro al decesso, che muoiono, vanno per ogni anno intorno agli 8.000, cioè ogni anno muoiono circa 8.000 persone in Italia. Qui non possiamo parlare di un numero di morti per anno, perché sono solo da un mese e mezzo che è partita questa pandemia, però come vedete il numero di morti è molto molto elevato, e quindi già questo ci fa capire che ha un tasso di mortalità molto più elevato rispetto alla normale influenza. Albani aggiunge che tutta la rete ospedaliera si è trasformata per rispondere alle esigenze della pandemia. Per cui tutti gli ospedali si sono dotati di un piano che prevede, che è previsto e già è stato attuato, una riconversione di tutti i posti letto di medicina e geriatria, dando quindi ampio spazio al pazienti affetti da coronavirus. Abbiamo poi aumentato i posti letto di terapia intensiva e subintensiva, perché purtroppo questa malattia ha un tasso di aggravamento e di mortalità molto elevato, per cui abbiamo aumentato i posti letto, come dicevo, di terapia intensiva e subintensiva. Questo è stato possibile grazie ad un trasferimento di attrezzature da ospedali Spocca a ospedali Abbe, in modo da rinforzare il numero di ventilatori presenti e quindi di poter dare una maggiore assistenza. Alle ASL sono stati consegnati 300 monitor e già oggi ulteriori 12 ventilatori sono stati distribuiti in base ai posti letto e ai pazienti, in attesa che un numero più adeguato possa essere sbloccato sul mercato.